start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Crime O'Clock. Ve l'avevo già portato mesi fa come anteprima perché era una demo. Ora il gioco esce, come potete vedere è completamente in italiano e dicono pure tradotto molto bene. È un gioco che si rifà ai precedenti capitoli di Hidden Falls, dove dovremo investigare, se non avete visto il video precedente, dove dovremo investigare su dei crimini usando diverse timeline. Gli scenari generali sono 5, non so dirvi la durata e non so dirvi nemmeno il prezzo perché io lo sto giocando inizio luglio, ma uscirà soltanto il 21. Voi lo vedrete intorno a quella data, quindi potrete vedere già anche il prezzo. Il gioco ha una modalità interessante perché quando lo completerete potrete tornare sui vari scenari andando a diciamo fare dei mini giochi dove dovete trovare determinati personaggi all'interno della vignetta, quindi diciamo che questo estenderà di molto l'esperienza di gioco, insomma. Salve detective, io sono Eve, la tua nuova partner per la risoluzione dei crimini, sono in grado di vedere eventi passati, futuri. Ok, poi ci saranno anche dei minigiochi all'interno dell'avventura, perché appunto si avrà a che fare con intelligenze artificiali, quindi bisognerà interagire con esse. Tu dovrai concentrarti sulla non così semplice matematica dei casi, trovare indizi, seguire piste. Ok, vedi, ci sono persone in grado di alterare il flusso del tempo. Quando questo accade potremo identificare un crimine che non si sarebbe mai dovuto verificare. Perfetto, il nostro scopo è trovare tali anomalie e ripristinare il corretto flusso della storia. Detto tra noi, so che sei un novellino come me, del resto siamo sulla stessa barca, vediamo di fare un buon lavoro. Perfetto, si inizia con il primo caso 2015, età dell'informazione, segnati le basi, inizieremo con una simulazione. Ok, vi faccio vedere che cos'è. Siamo a Milano, è quello che avevamo già visto probabilmente nella demo, questo. Mi ricordo parzialmente un pochino le cose, quindi giusto per farvi vedere che ora il gioco è in italiano e finalmente ci potete giocare. Ho ricreato un caso, ti seguirò passo dopo passo, quindi questa non è ancora l'avventura. Disegnato benissimo, vengono generate le persone. Un lato misterioso si è intrufolato nel loft, sì, hai rubato i suoi gioielli, ma c'è un ma: questo crimine non si è mai verificato nella vera timeline. Il nostro compito è preservare il corretto flusso temporale. L'altra volta era in inglese e faticavo molto di più. Non possiamo interferire con il passato, quindi dobbiamo assicurarci che le nostre azioni non creino ulteriori paradossi. Perfetto, il primo passo di ogni indagine è trovare la scena del crimine. Fai zoom in per vedere la mappa più da vicino e esaminare i dettagli. Questa io me la ricordo perché era qui, dove c'è lei che protesta per qualcosa. No, sta indicando verso l'alto, quindi ha già trovato il furto e sotto c'è già l'investigatore. Sembrava un corriere, invece no. Non selezionare un elemento e lasciare che il sistema verifichi, ok, come nei film. Tieni premuto fino alla risposta del sistema. Riesci a individuarla? Sì, è lei. Ottimo lavoro, ecco la nostra modella. Come puoi vedere, sta denunciando il furto a un agente di polizia. Solitamente è possibile trovare altri indizi esaminando con cura la scena del crimine. La modella indica un punto in direzione del suo appartamento, immagino. Proviamo a scoprire di più, questo ci avevo già, me ne ero già accorto. Ricorda di tenere gli occhi ben aperti, possiamo dedurre in traiettorie mettendo insieme i dettagli. Puoi seguire una linea immaginaria che parte dal braccio. Sì, sì, sì. Solo per questo caso ti aiuterò a concentrarti sull'area. Ok, eccola lì. E tutto sotto sopra, la porta è stata scassinata, purtroppo il ladro se l'è già svignata, sarà quasi impossibile localizzare un criminale di cui non sappiamo nulla, perso in mezzo a una folla. Per fortuna il mio mainframe ci permette di analizzare il caso in diversi istanti di tempo. Si chiamano tick, perfetto, torniamo indietro di un tick e cerchiamo più informazioni. Ok, adesso ci sarà la timeline in alto, che poi vabbè, potremo vedere. E si torna indietro, siamo tornati indietro nel tempo, quindi sappiamo che lui ha scassinato la porta ed è uscito dalla finestra. L'appartamento della modella è ancora intatto, il ladro non è ancora svaligiato, proviamo a cercarlo, deve essere qui vicino. Ma perché? Ah, eccolo lì che arriva. Sospetto, più che sospetto, uno vestito così. Ottimo lavoro, una tutina nera, possiamo andare in piedi di porco, non è un tecnico, è un riscaldamento. Spostiamoci avanti nel tempo e verifichiamo che sia davvero il nostro ladro.
Perfetto. Ora andiamo avanti di due tick, credo. Questo tick è stato registrato poco dopo il fulto del gioiello. Se il nostro non tecnico deve... Vedete, è tradotto proprio bene. Fai attenzione, a volte i personaggi si cambiano d'abito, modificano alcuni dettagli tra un tick e l'altro, soprattutto se stanno facendo qualcosa di losco. Perfetto. Andiamo avanti di un tick, credo. No. Qua c'è le annotazioni che possiamo togliere. Lo zoom, ma possiamo usare anche la mouse. Non ho capito cosa devo... Sì, ma l'ho già trovato il sospetto. Vai via. Il tipo l'abbiamo già trovato che è lì. Il furto avviene lì e non capisco adesso perché siamo tornati qua, ma dovrei andare avanti di un tick, no? Si mette in pausa. No, continua. Allora. Che cosa dobbiamo trovare di sospetto? Aha. Ok, sì, siamo andati dopo e c'è un tizio che scappa con un sacco sotto. Trovato, sta lasciando la scena del crimine, si è tolto il passamontagna, molto astuto. Perfetto. Ecco, pensate che quando poi finirete il gioco, questo l'ho letto, onestamente, quando avete finito il gioco ci saranno dei giochi aggiuntivi dove dovrete identificare all'interno della vignetta determinati personaggi. Quindi questo allunga, come ho già detto, la longevità del titolo. Sicuramente non un tecnico di riscaldamento, sì, quello lì lo chiama continuamente così, può interagire con me in qualsiasi momento. Se... Ok, e ci viene in aiuto l'aiuto, insomma, quello lì. Sì, va bene, devi farmi cliccare per forza. Continua a seguire il sospetto in tutta nera. Posso tirarlo e vedere. Il sospetto sta correndo lungo la via che costeggia il canale. Perfetto, poi ci sarà un altro aiuto. Eccolo qua. Dove sta andando? Sicuramente ha una barca. Si sta andando avanti di tic. Detective, dobbiamo restare nel calcare il nostro sospettato. Spesso la soluzione di un'indagine prevede inseguimenti e sorveglianza. Perfetto. In pratica rimane tutto invariato tranne le nuove zone che vengono aggiornate. Quindi sicuramente lui è qui e sta dando la corona a questo topo. Ha in mano la refruttiva, il gioiello rubato, sta donando un atto gigante. Questo è il dettaglio un po' diverso rispetto alla storia originale, ma non ha importanza. A una IA è concessa una certa licenza poetica. Ecco, l'abbiamo beccato col mare nel sacco, siamo certi che si tratti del vero colpevole. Possiamo segnalarlo alla polizia locale per farlo arrestare. Ok, non abbiamo potuto evitare il furto, ma abbiamo ripristinato il corretto flusso della storia. Tieni sempre a mente che noi non siamo semplici agenti di polizia, il nostro lavoro non è prevenire i crimini o salvare gli innocenti, ma proteggere la vera timeline. Perfetto. Questo è stato risolto in 6 minuti e 34 secondi. Davvero notevole. Ma c'è ancora qualcos'altro da fare prima che tu possa fregiarti del titolo di detective. Il test di Kobayashi, la prova finale. Prima in gioco è quando vuoi procedere con la prova finale. Proviamo la prova finale. La misteriosa bevanda lime. La mappa è ancora la stessa. Ecco la prova finale. Supererà, potrai sfoggiare il distintivo della difesa, difensore della vera timeline. Affronterà la ricostruzione di un autentico caso preso dal mio database. Un crimine che non sarebbe mai dovuto... accadere, che i colleghi in passato hanno prevenuto. Sono certa che riuscirai a dimostrare le tue doti e risolverlo senza problemi. Un crimine violento è stato commesso al chiostro dell'antica università cittadina. Dobbiamo trovare una vittima senza vita. Tuttavia, ok, quello l'avevamo già visto questo, anche questo. Dobbiamo trovare un corpo. E qua è molto rilassante perché non abbiamo limiti di tempo, insomma ci possiamo prendere il tempo che vogliamo. Eccolo qua.
avevamo fatto anche questo nell'altro video, mi pare. Però ovviamente qua in italiano ce lo godiamo un po' di più. Daniele Marrone. Eccolo lì, stando al mio archivio, la vita del professore di archeologia. Sì, avevamo risolto anche questo, me lo ricordo. Insomma, però questo è il video proprio l'ultimo, l'ufficiale dell'uscita del gioco. Quindi, insomma, cancelliamo l'altro. Ma cosa, detective? Guarda qui, un pupazzo molle è saltato fuori dal libro, erano ancora legali in quest'epoca barbarica. Pupazzi e marionette, assurdo. Praticamente è stato spaventato. Tra l'altro io ho una memoria scarsissima, quindi l'ho già risolto sto caso, ma non me lo ricordo. In un'altra timeline l'ho risolto. Dobbiamo scoprire di più come in qualità di tuo assistente virtuale sono adottate subroutine e strumenti di analisi. Ok, questo non è sicuramente l'analisi mia, un gioco per tutti, perché dovete, se volete l'azione, volete lo spara-spara, volete l'investigazione vera, non è il gioco per voi. Però ci sono tanti giochi che stanno uscendo adesso, molto riflessivi, molto spremere la mente, oppure l'osservazione, insomma. Ok. Ho attivato uno strumento di analisi universale con cui potremmo estrarre dati. Esempio, possiamo determinare se la causa della morte sia l'avvelenamento. Detective usa l'ABU. Ok. Questo sembra Frozen Synapse, come... Quindi? Analisi biochimica. Ah, ok, molto semplice. O si è spaventato o è stato avvelenato, ecco. Negativo, non sono presenti tracce di veleno. Tutta colpa del pupazzo, mai fidarsi di quei disgraziati. Come ha fatto un pupazzo a finire nel libro? Dobbiamo ricostruire la giornata del professor Marrone per trovare altri indizi. Seguiamoli indietro nel tempo per capire cosa sia successo. Perfetto. No veleno. E quindi qua inizia, diciamo, l'osservazione di dove era lui, cosa ha fatto lui. Adesso io non lo voglio spoilerare eccessivamente, lui aveva quei capelli lì, non è questo, però sicuramente era da qualche parte qua. Vabbè, mi dice qualcosa, dobbiamo vedere dove era e dove stava andando. L'area è abbastanza grande, qua c'è qualcosa, vedete che state osservando insieme a me questo che lancia una banana. Qua c'è un tizio un po' losco, vedete, è pieno di dettagli. Tra l'altro qui non c'è più la modella di prima, però vedete che la chicca è che lei, siamo nel momento in cui lei ha scoperto il furto e probabilmente il tizio sta scappando da qualche parte e dovremmo magari trovare anche lui. Cioè non c'entra nulla con questo caso, però è tutto contemporaneo. Anzi, tra l'altro non è scappato dai tetti, scappava da qui, quindi magari lei ha scoperto il furto e lui è da qualche parte qua in giro. Comunque non c'entra nulla con questo caso, quindi noi dobbiamo scoprire dov'è il professore e cosa stava facendo. E probabilmente lui stava bevendo o acquistando una bibita, perché stava bevendo una bibita, quindi... A logica, o è uscito dalla metropolitana, ma non, qua c'è un investigatore, qui danno bibite, ma magari anche di qua. Questo sta a una, è al telefono, sono tutti al telefono qua, non lo so. Questo sta leggendo un libro, non è lui, e boh, dovremmo analizzarlo bene. Questo è un bar, questo sta facendo mangiare delle salsicce. Qua stanno facendo una prova di banda e c'è uno infastidito. Vedete tante situazioni chicche, cioè qua ci sono le tartarughe ninja, cioè il maestro Splinter, le tre tartarughe piccoline che stanno mordendo un tizio, cioè pieno di chicche. C'è una giacca per terra, c'è qualcuno che sta pulendo il suo chioschetto, qui uno piange per qualche motivo. C'è una sorta di concerto con qualcosa di distrutto e tutti che hanno paura. C'è qualcuno che è svenuto qui, ma non c'entra nulla. Svenuto, direi.
Qui è qualcuno che inveisce. Niente, no, stavo solo temporeggiando per non spoilerarvi tutto, però guardando un pochino le chicche di una di queste vignette. Allora, questo ragazzi era Crime O'Clock. Ho cercato di fare un video non troppo lungo perché ovviamente non è uno un gioco per tutti, a mio parere, è un gioco molto molto ben fatto. Come ho detto, non per tutti, se volete qualcosa di assolutamente rilassante e passatempo che non richieda un grosso PC della NASA per funzionare, insomma, può essere assolutamente divertente. L'unica pecca è non so dirvi quanto duri come gioco. Non sarà eterno sicuramente, quindi lo analizzeremo anche quando sapremo il prezzo finale. Cosa ipotizzo? Un 20 euro per il lavoro di disegno che ci sta dietro? Insomma, dovesse costare meno di 20 euro, è un acquisto obbligato per gli amanti dei puzzle game e gli investigativi. Fatemi sapere anche voi il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!